continuare a mantenere vivo il contatto con il territorio e quindi con la base elettorale, quindi non solo per rendicontare le attività che in 6 mesi di mio impegno in Parlamento e per il territorio, insomma, sto portando avanti con risultati tangibili, ma anche per continuare ad intensificare un'attività partitica territoriale che vede il riscontro di tantissime adesioni. E questo è un dato che manifesta un impegno non solo quello mio personale, ma dell'intera squadra che ha voluto investire su di me e quindi su Forza Italia. Nel 2024 si voterà, i cittadini italiani si riapproveranno del voto diretto, quindi sceglieranno il presidente e il consiglio provinciale. Quindi questa presidenza della provincia cesserà con 2 anni d'anticipo. Il centrodestra avrà la responsabilità di scrivere un programma per il territorio e di offrire al Sannio una nuova proposta e un nuovo buon governo, colmando le lacune di questa presidenza, di questa amministrazione provinciale che si occupa di beghe territoriali, lacunosa su vari aspetti, dalla viabilità, vedete il caos che stanno creando rispetto all'ATO e alla SAMMTE, perché c'è una regia politica biega che praticamente tratta interessi di una parte e non è super partes, come dovrebbe essere chi guida i processi di un territorio. I cittadini meritano un programma serio, ma meritano verità e ci dovremmo occupare di fare le liste. Per noi ovviamente sarà molto semplice fare le liste, perché beneficiamo di un'azione seria di governo, beneficiamo probabilmente del contatto che abbiamo con il territorio. Abbiamo lanciato un appello noi di Forza Italia la settimana scorsa ai delusi del centro-sinistra, che erano prima delusi del centro-destra e quindi si sono trasferiti dall'altra parte, unitevi a noi. Quindi noi faremo delle liste fortissime, Forza Italia farà 2 liste, metteremo 2 liste 24 in campagna, saranno propedeutiche per espugnare il governo della regione Campania alla sinistra. Presidente dice di sentirsi bene, è una ripresa al di là di qualsiasi previsione medica. Quindi ieri abbiamo lavorato su un grande evento nazionale da organizzare per il 6 maggio e immaginiamo che se questo è la ripresa, il Presidente possa riapparire in pubblico il 6 maggio per questo grande evento che organizzeremo a Milano. Quello che è impressionante è l'ondata di affetto che c'è stata da tutta Italia. Oggi se interroghiamo qualsiasi cittadino e gli chiediamo chi sono i consiglieri provinciali, nessuno sa rispondere, perché è una roba di palazzo, non è una roba di popolo. Quindi ritengo che una riforma così fatta, e nel momento in cui ridà la parola ai cittadini, non può che trovare Facciamo il consenso. Quindi punto. sulle amministrative del 14 e 15 maggio 2023 mettiamo le basi per le prossime elezioni, che saranno appunto le elezioni provinciali, ci prepariamo a quello, a individuare un candidato presidente che possa affasciare la coalizione e candidati dei collegi che possono adeguatamente rappresentarla. Poi insieme a quella naturalmente ci prepariamo al 2025, la battaglia finale, quella della Regione Campania.